Pierluigi Pardo e Stefano Nava sono pronti, siamo pronti per raccontarvi la sfida che sta per cominciare. Speriamo siano 90 minuti divertenti. Davvero, Pier. Sono di fronte due squadre fin qui protagoniste di un campionato sottotono, che le vede però bloccate nelle zone basse della classifica, tutt'altro che salde. Vedremo se avrà la meglio la voglia di vincere o la paura di non perdere. Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione dei padroni di casa. Attenzione al tiro! La toccata per ultima del difensore e dunque calcio d'angolo. Pallone in mezzo, buono l'anticipo del difensore. Corner battuto in mezzo. Pallone spazzato via bene dalla difesa. La mette in mezzo, brutto cross, c'è il recupero, può cercare il cross, palla in fallo laterale, i padroni di casa possono vantare la difesa meno perforata del torneo. In molti sottovalutano la fase difensiva dando più importanza all'attacco, ma i migliori allenatori sanno bene che la difesa è la base da cui partire per costruire una squadra vincente. C'è la rimessa con le mani. La mette in mezzo. Attento qui il difensore che allontana. Può metterla in area. Cerca il cross profondo. Attenta qui la difesa, palla allontanata. Si riparte col calcio d'angolo. Cross verso il centro dell'area. Era una buona occasione, se l'è divorata calciando malamente sul fondo. Ha scelto di piazzarla con l'interno piede, da posizione invitante. Sì, però ne è uscita fuori una conclusione da dimenticare. Si scambiano bene ripetutamente il pallone. Cercano col tiki-taka il momento giusto. Taylor. Allenatore che decide di arretrare il baricentro della squadra. Vuole far uscire gli avversari e sfruttare eventuali spazi per le ripartenze. Può cercare il cross. Buono il dive-by. Altro tentativo. Pallone fuori di poco. È riuscito lo stesso a calciare nonostante fosse pressato dal difensore. Difficile fare meglio. Occhio, cerca l'area di rigore. Sventa qui la minaccia. Corre lungo la fascia. Brutto cross, nessun problema per la difesa. C'è stata la deviazione del difensore, sarà tutto il calcio d'angolo. Senti i tifosi, fremono. Potrebbe essere l'occasione giusta per portarsi in vantaggio. Secondo Radiomercato, questo giocatore avrebbe rifiutato una proposta di trasferimento che gli era stata offerta. Però sostengo che l'offerta non fosse abbastanza allettante da convincerlo a lasciare la squadra attuale.
Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Recupera il pallone con un intervento facile. Buona triangolazione. Contrasto riuscito, palla che rotola via. Apre sulla fascia. Da lì può andare col cross. Murato dal difensore. Palla che finisce in corner. Occhio al corner. 1-0 dunque, raccolgono i frutti del proprio dominio. Hanno sfruttato al meglio il maggior possesso palla, capitalizzando una delle tante occasioni create. Hanno segnato al termine di una splendida trama. E quando un calcio d'angolo è battuto così alla perfezione, risulta sempre molto più facile la deviazione. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Pallone recuperato senza problemi qui. Il 180 secondi alla fine. Possono costruire qualcosa di buono da questa rimessa laterale. Prova da lontano. Facile qui la parata del portiere. Si chiudono così i primi 45 minuti. L'arbitro dà il via alla seconda metà della gara. Cerca la sovrapposizione. E il pallone se ne va via. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Posizione buona per il cross. Cross completamente sbagliato, ci sarà la touche, la rimessa laterale. Ottimo il recupero, passaggio non esattamente perfetto. Attenzione all'attaccante. Buono l'1-2. Provano ad aprire la scatola difensiva avversaria. La difesa alla meglio e allontana il pallone. Squadra ospite che sembra pronta a cambiare qualcosa. Credo che sia arrivato il momento giusto, c'è bisogno di forze fresche. Punta l'area. C'è il lancio sulla fascia. Sarà battuto dunque un calcio di punizione. Allenatore che toglie uno dei protagonisti della sfida di oggi, ci sono gli applausi, una vera e propria standing ovation per lui. Ha giocato una buona partita Pierluigi, attento, concentrato. Occhio a traversone, occasione clamorosa sprecata qui per aumentare il margine e portarsi a +2 sugli avversari. Probabilmente avremmo assistito a un'altra partita se avesse segnato. Giochi che restano più che mai aperti. Gran palla in mezzo, cerca il traversone, attento qui il difensore che allontana. Il replay ci mostra l'azione precedente, è andato vicino al gol. Occhio al corner, pallone spazzato via bene dalla difesa. Spazio per il traversone.
prova ad andare e il portiere dice di no. La deviazione, calcio d'angolo. Pallone in mezzo, palla che viene rilanciata in avanti, c'è spazio per il cross. Il pallone è uscito, sarà rimessa. Non è finita. Bravo anche qui il difensore che allontana. Whelan apre il gioco, esce e recupera il pallone. Si avvicina all'area, crossa verso il centro. Deve liberarsi subito del pallone. Palla allontanata dal portiere. Ci sarà il fallo laterale da posizione favorevole. Da lì può andare col cross. Hanno il pallone che può valere la parità. Attenzione! Conclude malissimo. Devono sfruttare meglio queste occasioni se vogliono il pari. Per fortuna loro manca ancora parecchio alla fine. Certo è che un gol adesso avrebbe cambiato tutto. Tengono saldamente in mano il possesso palla, limitandosi a farla girare nella propria metà campo. Stanno facendo girare molto bene il pallone oggi, un ottimo possesso palla. Bello, mi piace, la fanno girare molto. Cerca la rete, conclusione che si è spenta abbondantemente sul fondo. I compagni lo rimproverano perché non ha passato il pallone. Ha visto uno spiraglio, si è lasciato ingolosire. Sperava sicuramente miglior sorte. Whelan. Occhio al suo movimento. Ha spazio per tirare. Palla ancora in gioco, pericolo. Distinto il difensore. Spazza via. Il tocco dentro. Attenta qui la difesa. Palla allontanata. E c'è il tiro. Taylor. Chiama in causa Matteo Barzaghi per sapere quanto manca ancora al termine del match. Altri tre minuti da giocare prima del novantesimo, Pier. Grazie, grazie Matteo. Si accentra. Bel passaggio. Ci provano ancora, questa può essere l'ultima possibilità. Ecco il tiro. Ecco il triplice fischio che mette fine al match.